Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore solo Mulino Bianco. Mamma mia, raga, a pensare la prima challenge che l'ho registrata, mi ricordo ancora quel giorno. Era estate, faceva un caldo, era il 28 giugno se non sbaglio, adesso non ricordo bene, faceva un caldo, poi stavo completamente, ho girato tipo 5 clip se non sbaglio, 5-6 clip in tantissime location diverse, proprio perché non avevo una postazione fissa e quindi questa cosa a distanza comunque era il 2019 di quasi 2 anni. Mi rende comunque orgogliosa del percorso che ho fatto e di tutto veramente. Ve la lascio giù nell'info box, ero veramente piccola, non avevo neanche 18 anni, no, quasi 18. Bello, 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 quindi raga, ve la lascio giù nell'info box, ma che dire, facciamo il secondo episodio. Ieri sono andata sul mercato a prendere un po' di cosine perché poi alcune cose le ho comprate anche online, ma questo preparato, questi pancake della Mulino Bianco me li ha portati, cioè me li ha regalati la mia migliore amica. Andò al supermercato quasi un mesetto fa, diciamo, e li trovò e me li prese subito, e quindi grazie, grazie, grazie. Immaginatevi io quanto tempo fa l'ho programmata questa challenge, quindi niente, ci tenevo tanto per apprendere anche tante novità. Ieri sono andata al supermercato per prendere altre cose e mamma mia raga, mi ricordavo, mi ripetevo in continuazione: Julian, erano 24 ore, non prendere un sacco di cose. Infatti raga, sono veramente tantissimi prodotti, cioè nell'ultimo anno e mezzo la Mulino Bianco ha fatto uscire veramente tantissime novità che poi nel corso del tempo non le ho provate, perché sapete che non è la mia alimentazione giornaliera, quindi tante novità io non le ho provate, quindi fatemi sapere se poi vi può anche interessare una terza parte. Ho parlato troppo, ma ci tenevo tanto a fare questa intro e quindi assaggiamo i pancake. No, sono buonissimi, hanno un regio gusto di vaniglia morbidissimo. Somiglia alla dolcezza del plum cake. Io le ho riscaldate giusto un minuto, uno o due minuti. Però raga, vi posso assicurare, perché ho aperto la confezione anche per mia sorella, il suo si è un po' rotto, ne ho assaggiato un po', e anche così appena aperta la confezione era strabuono. Stamattina avete visto l'orario, ho fatto un po' tardi, ma sono svegliata dalle 5:30. Quindi non ci fate caso se vedete comunque una colazione abbastanza misera, non da me, ovviamente fare tutto quello che devo fare stamattina, ma poi tranquilli che ci saranno tantissime cose da assaggiare nell'arco della giornata. Allora, buonissime. È bella, che dire, la Mulino Bianco è sempre una garanzia. Quindi, il primo passo della giornata è andato, ma raga, lì davanti a me ho il mondo, ho tantissime novità, e quindi niente raga, ci vediamo direttamente dopo nel pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Oddio raga, fatemi vedere se ho fatto un attimo lo screen. Ok, se ho fatto lo screen, allora eccoci qua con il pranzo. Mamma mia raga, oggi super tardi, ma oggi veramente, infatti, non ci fate caso, oggi è stata veramente una di quelle giornate che avete presente quando fate 3 milioni di cose, si uniscono tutte, le dovete fare. Ecco raga, però meno male che oggi non dovevo cucinare, quindi mi è andata bene. Allora, io direi di iniziare da loro, che sarebbero Mulino Bianco novità cornetti integrali alla nocciola, 100% farina integrale. Mamma mia raga, ho una fame da lupi, cioè non tanta, perché comunque rispetto comunque a ciò che ho mangiato, ma non è tanta la mia fame. Però raga, veramente quando fate 50.000 cose vi passa proprio la fame. Oddio, già sento un odore, mamma mia, cioè raga, no, ve lo devo far vedere, aspettate. Ok raga, ma non ci sta proprio a nocciolo.
Mamma, com'è buono, mamma mia. Solo questa parte più, diciamo, chiara, scura, che vedete dentro. Allora, è buono. Raga, è buonissimo. Nello scorso video provai quello lì a ciliegia. Mi sono dovuta alzare perché avevo sentito il rumore della videocamera, pensavo si fosse spenta. Io un altro me lo mangio. Raga, sono buonissimi. Io ho provato quello lì o ciliegia o frutti di bosco ed era molto buono. Vi lascio ovviamente il video di Geneva Box della, diciamo, del primo episodio. No, comunque sono proprio buone. Ma veramente. Questo è più pieno di poco, però raga, alla fine è buono. Questo è molto più pieno. Raga, mia sorella li amerà. Comunque raga, vado a prendere un attimo un bicchiere d'acqua, veramente. Se siete nuovi, dovete sapere che io dimentico sempre i tovaglioli, dimentico sempre l'acqua, perché io non sono abituata a bere durante i pasti, quindi è proprio l'ultima cosa che penso quando vengo di qua. Quindi niente, raga, vado a prendere l'acqua e torno e ci mangiamo le gemme. Come qua, raga, sono ritornata. Allora, ho tradito la torta al limone, vi dico già che non l'ho presa e raga, nel prossimo video, se mi darete l'ok per la terza parte, sarà la prima cosa che metterò nel carrello, ve lo giuro. Chi mi segue ormai lo sa, io sono un amante del limone, limone e pistacchio, cioè raga, proprio gola. L'ho tradito, raga, li ho tradito con questi qua perché raga, io non le ho mai viste, gemme con confettura di albicocche italiane. Quindi raga, proviamo. Vai, ci hanno sprecato. Madonna, che odore. Raga, sapete che sembrano? Avete presenti quando andate dalle vostre nonne, ci sta la famosa scatola blu con quei biscotti dentro, come si chiamano, i canestrelli? Non mi ricordo, che tutti qua, alcune nonne c'hanno i biscotti dentro, alcune nonne ne hanno cutuno. Mangiamoceli. Oh, buono. Guarda raga, lo stesso odore, lo stesso sapore, che ricordi, mamma mia. Comunque quei biscotti nella scatola blu erano buonissimi. Sta albicocca è un po' sazzecca, si attacca. Raga, sono belli proprio. Raga, io torno di là. E noi ci vediamo dopo con la merenda. Per merenda, raga, proveremo una super, super novità. Quindi, a dopo. Eccoci qua, raga, con la merenda dei Baiocchi della Mulino Bianco. Ovviamente è una novità. Tavoletta di cioccolato al latte, senza olio di palma. Quindi, raga, sono con il cioccolato. Quindi io presumo che abbiano sia il cioccolato esternamente che il cioccolato internamente. No! E che se non la aggiungo già 5 qua? Per favore, tutto banco. Ok, raga, eccoli qua. Io comunque li adoro. Vediamo. Mini barrettina. Anzi, mo ve le faccio vedere. All'interno, raga, ce ne sono due. Vediamo un po'. Ah, no. Ok. No, raga, io vi giuro che non li avevo mai visti. Ve lo giuro. Sapete che sembra un po', hanno copiato un po' l'oro ciocco, solo che in versione rotonda, assaggiamo. Cioè come se alla fine si fosse asciutta da parte proprio un biscotto. Wow. Alla fine biscotti e cioccolato è sempre buono. Molto simile all'oro ciocco, solo che il biscotto è un po' più doppio, ma alla fine il sapore è simile. Però è buono. Ovviamente raga è la novità del momento, è il boom del momento, però
rispetto comunque ai cornetti nocciola, preferisco i cornetti nocciola. Di sicuro riacquisterò i cornetti alla nocciola, io faccio così perché ce li ho io, i cornetti alla nocciola e no questi perché niente che. Alla fine raga, questo è anche un po' un video recensione, ecco. Lo sapete ma cosa ci voleva? Una bella spremuta d'arancia. Mamma mia, mi mangio due gemme. A parte che dopo, pure nella cena c'è una novità che non ho mai provato. Ma raga, domani mattina, super novità. Merenda approvata. Noi ci vediamo direttamente dopo con il penultimo passo di questa challenge. Raga, questo video è volato. Cioè, la giornata è volata. A parte che veramente da stamattina non ci ho capito niente. Quindi, ottimo giorno per non sentire tanto il senso di fame. Quindi ci vediamo direttamente dopo con il penultimo passo, che sarebbe la cena. Io non vedo l'ora perché c'è una cosa che secondo me sarà buonissima. Quindi, a dopo. Eccoci qua raga con la cena, mamma mia raga, adoro. Vedete, di iniziare da queste qui, oh, che sono le focaccelle con l'olio extravergine d'oliva. Cioè raga, praticamente stasera maggio sono tutto qua. Mamma mia, allora, mettiamo tutto, veramente due. Mamma, fatemi la cena, mi devo andare a dormire. Allora raga, queste focaccelle sono buone. Mi ricordo che quelle a pomodoro erano buonissime, super morbide. Veramente, niente a capire la focaccia e mamma, però buona. Cosa di salato, raga. Anche valore niente male, considerate che per pezzo hanno 114 calorie, 5,3 grammi di grassi, carboidrati 13,4, fibre 1,3, proteine 2,5, quindi anche tipo per esempio un pomeriggio, una merenda veloce, la tagliate, ci mettete un po' di affettato all'interno, va benissimo. Ok, passiamo alle camille della Mulino Bianco con carote, mandorle e succo d'arancia. Cioè raga, io mi aspetto una bomba, 6% di fibre. Raga, questa è l'altra linea di io, della Mulino Bianco, della ricco di fibre. Cioè, infatti raga, costano un botto. Veramente costano un botto. Costano un botto e sono minuscole. Cioè raga, me le aspettavo più grandi. Ma da quanti grammi sono? 38. Mamma mia raga. Questa secondo me è quella che fa mamma, che mandorle qua. Assaggiamo. Sono costruita sotto. Orgasmica, buona. Grazie Giulia per questi challenge. L'arancia è pazzesca. Mamma mia raga. Sembra il succo acido uguale. No vabbè. No raga, che frutti che fa? Dovete prenderle, dovete prenderle. Costano, ma raga, la qualità si paga. Mi dispiace, ma... Però se mandano succo d'arancia, cioè raga, di mandorle non si sentono tanto. Ma l'arancia e la carota... No, devo mangiare un altro, raga. No raga, ma no... Mamma mia raga, ma io vi devo far vedere la morbidezza. Amulino bianco, amulino bianco. No raga, veramente, dovete prenderle. Ah, penso che la cosa più buona arrivata a questo punto di novità siano state le camille e i cornetti a nocciola, cioè i pancake
ma hanno un par terzo posto buoni, però ragazzi, due, cioè veramente sono soldi spesi da Dio. Da Dio, perché i pancake somigliano un po' ai plum cake. Ma questi due, cioè veramente, raga, pazzeschi, pazzesco. Ok, focaccella e poi me ne vado a dormire. Poi domani mattina proveremo due novità. Che ho un po' paura, sincera, però. No, secondo me sono buone, lo sai. Posso spoilerare? No. Ma sono fatto così. Infatti. La fai più challenge. Raga, buoni veramente. Ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione, quindi a tra poco. Eccoci qua con l'ultimo pasto di questa 24 ore. Oggi proveremo il della Mulino Bianco, le cicille e le lentille. Ma raga, chissà cosa proviamo per prima. Io direi le lentille, che sarebbero lentille con farina di lenticchie e mandorle in pezzi, ricche di fibre senza olio di palma. Ci sono all'interno 8 porzioni con 4 biscotti. Vediamo. Presentano così le confezioni. Eccole qua. Vediamo. Vedete i valori per monoporzione, quindi io penso per tutto il pacchetto, penso di sì, ho 126 calorie, grassi 4,7, carboidrati 17, fibre 1,9, proteine 3. Quindi assaggiamo prima le lentille. Si sente molto la mandorla, si sentono le lenticchie, raga. Cioè, buoni, ma non è molto dolce. Il retrogusto non mi fa impazzire, ecco. Buono, ma particolare, ma non lo so, raga, non mi fa impazzire. Proviamo quest'altro. Per me questo sarà un pochino più buono. Cecille con farina di ceci, cacao e scorza di arancia. Vediamo. Si presenta abbastanza uguale. Il retrogusto che mi lascia. Vediamo. Si sente il cacao. Per me questi già sono molto più buoni. Questo prevale il cacao e l'arancia. Sicuro lo acquistate adesso e non le riacquisterò più, perché sinceramente sì, buoni particolari, a parte che questa è una recensione molto molto soggettiva, però sinceramente non sono quei biscotti, te ne mangi due ma non ti mangi un terzo biscotto, non ti viene proprio quella voglia di dire ok, mo mi mangio l'altro biscotto. No, raga, assolutamente no. Però devo dire che io tra i due preferisco di più le cecille, perché ho un po' di questo cacao, un po' l'arancia, i ceci si sentono ma lievemente, invece l'altro si sente la mandorla ma si sentono le lenticchie. Di sicuro un prodotto particolarissimo, però no, preferisco le camille, il cornetto, ma questi no. Quando porterò tutto di là, inizieranno a mangiare tutto, a parte che poi non sono prodotti che utilizzo nel mio quotidiano, quindi alla fine io li mangio adesso, poi non li mangerò più. Quindi mi prendo un cornetto a nocciola. Sono contenta perché voi tra un paio di ore questo video lo vedrete anche. Infatti già stamattina stavo già iniziando ad editare la prima parte. Video è finito. Mi dispiace tantissimo che sia finito,
Però, raga, mi raccomando, fatemi sapere se volete una terza parte, quindi un terzo episodio il mese prossimo. E niente, spero che questa challenge vi sia piaciuta. A me ha riportato veramente tantissimi, tantissimi ricordi questa challenge. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!